Oggi è il 5 di dicembre e finalmente sono riuscito a togliere tutte le reti antigrandine che c'erano sull'orto, quindi già tutta un'altra visione, tutto molto più libero. E io volevo anche cominciare a togliere gli altri topinambur, però continuo a vedere che ci sono ancora delle patate che sono germogliate, quindi hanno ancora la pianta che è abbastanza in salute, quindi non vorrei scavare finché non secca del tutto. E quindi niente, aspetto, vedo un po' come va. Quello che adesso vorrei fare è magari dare una pulita alla sparagaia, taglio tutto sotto così, poi ci metto anche delle foglie, rimane più coperto perché ha cominciato a gelare da ieri notte. E anche qua dove ci sono tipo i vecchi pomodori, taglio tutto a zero, poi metterò su delle foglie per proteggere. E eventualmente quello che posso fare è scavare con la forca dove c'erano i vecchi raised bed con sotto i topinambur, così vedo se ci siamo dimenticati qualcosa, se c'è ancora qualcuno, che già adesso solo a girare così un po' a caso ne ho trovati altri che erano rimasti per terra o un po' nascosti dalle foglie. Un'altra cosa che dovrei fare, ma che non avrò tempo di fare oggi, è tagliare il rovo, accorciarlo un po', così che la prossima estate rispunta bene e se va come quest'anno fa altri quintali di more. Oggi è 6 dicembre, sono quasi le 9 del mattino, quindi non è prestissimo, però comunque qua segna circa 1 grado. Questo qua è già il termometro più vicino alla casa, dove arriva già un po' di sole, e però sotto si vede come effettivamente ha ghiacciato parecchio stanotte, dato sotto zero. Fortunatamente appunto avevo sistemato un po' di cose ieri. E c'è da dire che appunto col fatto che ha gelato così tanto, io credo che le patate ormai siano andate, si può anche provare a scavarle se appunto domani è sabato, quindi se rimane fuori un po' di sole e non fa troppo freddo, si può provare a scendere e scavare. Bellissimo come fa questo effetto la terra quando si congela. Comunque niente, anche i nasturzi ormai vedo che si sono praticamente ritirati. Quindi effettivamente stasera dovrei fare un po' di zuppa. Magari vengo giù, raccolgo gli ultimi nasturzi. E poi appunto domani con un pochino più di tempo vedo se riesco a scavare dove ci sono le patate e gli ultimi topinambur. Visto che stanotte è gelato, ci sono i nasturzi che ormai sono andati, quindi ne ho raccolti un po' da mangiare con la zuppa e le altre erbe spontanee che ci sono in giro, che sono ancora in ottime condizioni, sono soprattutto il glaucoma, la viola mammola, ce n'è in giro tanta, un po' di silene anche ho trovato. Ho raccolto comunque un bel po' di verdura, di erbe, che insieme ai topinambur e un po' di fagioli rimasti ci faccio la zuppa stasera. Ho anche lì ancora una zucca di quelle che non erano maturate, quindi taglio anche quella, metto tutto assieme e per la prossima settimana praticamente siamo a posto con la cena per tutti i giorni. Oggi è sabato 7 dicembre e anche stamattina siamo riusciti a scendere un po' a lavorare nell'orto. In particolare abbiamo finito di scavare, cioè oddio, finito, abbiamo continuato a scavare dove c'erano i topinambur, infatti ne abbiamo raccolti ancora un bel po', 2-3 cassette più o meno. Qua sotto la serra fissa sono riuscito a ripulire bene tutti i raised bed, quindi abbiamo tolto i bastoni che c'erano su, ho tolto le ultime piante di fagioli, c'è ancora qualcuna attaccata, però insomma sono tutte secche, e abbiamo messo sopra le foglie così il terreno è più protetto. E anche se sta iniziando a congelare, se c'è sotto qualcosa si protegge come al solito. E qua praticamente ci sono ancora un po' di piselli, un po' di ravanelli che però non so se cresceranno. Qua era tutto patate, in realtà voglio provare a non scavare neanche qua. Quindi ci sono sotto patate, lascio così fino all'anno prossimo. Mi auguro che da sotto non arrivino i topi. E poi vediamo l'anno prossimo che tipo di raccolta si farà senza toccare niente. Invece di qui, dove c'erano tutti i topinambur, ho finito di scavare, ho tolto credo più o meno tutto e l'anno prossimo deciderò che cosa seminarci dentro, perché
Preferirei non mettere più topinambur qua sotto perché facevano troppa ombra al resto delle verdure. Qui dove c'era la torre che avevo fatto per le patate topinambur, e comunque l'abbiamo trovato un po' sotto di patate e di topinambur. Quindi comunque anche se non era ottimale perché non si riusciva a bagnare molto in fondo, comunque le cose erano cresciute, sono morte quasi subito, però perlomeno qualcosa abbiamo raccolto. E adesso qua lascio così la terra, però probabilmente l'anno prossimo questo lo farò alto come questi. Quindi adesso semplicemente ci sono giù un po' tipo di aglio, altre piantine, non mi andava di coprire proprio tutto con la terra. Poi verso la fine dell'inverno ci lavorerò meglio e rialzo e quindi tirerò via l'aglio e lo sposterò da qualche altra parte. Altra cosa che abbiamo fatto stamattina, ripulire questo di raised bed, scavando in fondo per raccogliere appunto patate e topinambur. E anche qua probabilmente c'è sotto ancora qualcosa perché è difficile pulire tutto bene, però abbiamo cercato di tirare sul più possibile. E poi stavo cercando, adesso però sono stanchissimo quindi vado su, di scavare meglio con la forca e la vanga in tutta questa zona che era pienissima di topinambur. E infatti ne ho già trovati gli altri. Quindi io mi auguro di riuscire a ripulire tutto bene perché poi qua farò appunto fine inverno un altro raised bed con i mattoni e non vorrei che si riempisse ancora tutto di topinambur, però oddio, lo scopriremo solo l'anno prossimo. Io tra oggi pomeriggio non so se riesco, però domani mattina scendo ancora, continuo a scavare qua finché ho le forze e vedo di ripulire il più possibile. Quindi appunto come al solito ho un po' sottovalutato la potenza dei topinambur perché effettivamente non conviene metterli sottoterra così vicino al resto dell'orto perché altrimenti ti invadono tutto completamente. E poi vabbè, hai topinambur da mangiare all'infinito per tutto l'inverno, però le altre verdure in estate fanno fatica a crescere. E adesso quello che sto facendo è, se le radici, i topinambur più piccoli, quelli un po' mezzi rotti, li sto mettendo tutti qua e poi riempirò tutto di terra e questa diventerà la zona adatta per i topinambur. Non so ancora se metterci sotto delle reti se riesco l'anno prossimo, probabilmente sì. Mi piacerebbe mettere le reti sia per i topi ma anche per non far andare i topinambur troppo sottoterra, che poi abbiamo visto che è un casino recuperarli. Però appunto in teoria l'idea di mettere poi tutti i topinambur qua, potenzialmente potrei allargarlo anche di più e almeno di là dovrebbe essere un po' più tranquillo e qua solamente i topinambur che possono avere tutto lo spazio che vogliono. Oggi è l'8 di dicembre, domenica, e anche stamattina sono sceso un paio d'ore e ho continuato a scavare qua sotto. Ho fatto un bel po' di spostamento anche delle pietre, del passaggio che ci sono. Più o meno credo di averli trovati tutti, i topinambur qua sotto. In realtà non è vero perché poi ogni anno scopro che ce n'erano ancora un sacco rimasti sotto nascosti. Però diciamo che più o meno dovrei avere la maggior parte li ho presi. Questa parte qui adesso penso di lasciarla così. Tanto poi l'anno prossimo, in primavera, rifaccio tutto. Quindi è anche inutile che sto qua a sbattermi a rimettere giù bene la terra. Per il momento va bene così. E già che c'ero, ho recuperato dei tray di plastica che avevo. E voglio provare a fare anche questa cosa, dove avevo seminato piselli e Ravanelli. Ho chiuso in modo molto spartano, un po' a caso, sotto per fare una piccola serra, giusto per vedere se per qualche motivo così rimangono più al caldo e crescono un po' di più, anche se non c'è tanto sole. Adesso appunto l'ho messa qua, l'ho messa solamente con alcuni sassi, pesi, giusto per tenerla un po' ferma, poi magari nei prossimi giorni la sistemo meglio. C'è ancora da fare, tipo devo sistemare ancora lì dove sono tutti i vecchi pomodori da tagliare, magari tolgo anche le canne che non servono più e le metto coperte per l'inverno. E non so, penso che ancora un paio di settimane avrò da lavorare quando riesco nei dettagli di tempo e poi potrò dire che l'orto è pronto per riposare finché non arriva la primavera o comunque finché non c'è la fine dell'inverno, così posso ricominciare. Oggi è il 12 dicembre, sono circa le 9 del mattino
e a quanto pare stanotte ha nevicato un pochino. Non me l'aspettavo, sinceramente, che venisse già la neve. Non credo che resista, penso che stia già andando in pioggia e quindi poi si scioglierà tutta. Però comunque mi spiace perché non sono riuscito ancora a sistemare bene tutta la parte dell'orto che dovevo sistemare prima che appunto arrivassero queste cose, l'inverno e la neve. Mi auguro che nei prossimi giorni esca un po' di sole così riesco a finire. Devo ovviamente riuscire a trovare il tempo perché questi giorni sono stato troppo incasinato con il lavoro e non sono riuscito a fare niente anche se c'era un po' di sole. Avrei dovuto farlo già da un po', però ovviamente non ho avuto tempo di farlo prima, un po' comunque c'era ancora sole, quindi stavo aspettando che maturassero ancora un po'. Però oggi mi sono messo qua e sto raccogliendo tutti questi mandoni, li abbiamo chiamati, che sono un po' un mix tra un mandarino e un limone. Piccolini, molto aspri, sono appunto un po' di mandarino. Di solito li usiamo da spremere, quindi o al posto del limone o per fare delle spremute. Quindi ottimi per l'inizio dell'inverno, c'è un sacco di vitamina C. E questo è un albero che è proprio davanti casa. Era un limone che aveva innestato mio nonno, poi la parte di limone è morta, è rimasto sotto questa specie di pseudo mandarino selvatico, quindi molto forte, resiste anche al freddo, comunque finora è sempre resistito, e anche quest'anno ne ha fatti tanti. Oggi è il 13 dicembre e sta nevicando tanto. È molto fine, però sta venendo giù un bel po'. Quindi direi che quest'anno decisamente ho un po' sbagliato i tempi, non sono riuscito a sistemare tutto quello che volevo nell'orto prima che venisse giù la neve. E mi spiace, devo mettere le foglie per coprire un po' il terreno, soprattutto dove ci sono gli asparagi e altre piante di quelle perenni, tipo anche la salvia. Però mi auguro che non dia problemi. Adesso l'unica cosa che posso fare è appunto aspettare. Oggi è il 18 di dicembre e sto cucinando l'ultima zucca del nostro orto, che quest'anno è stato un po' uno schifo per le zucche, ne sono venute su davvero poche, però ho comunque consumato tutte, anche quelle che erano un po' acerbe, diciamo non maturate a sufficienza, però sono buone lo stesso, sono mangiabili, ovviamente hanno un gusto un po' diverso. Quindi diciamo che sono abbastanza soddisfatto a essere arrivato quasi a fine dicembre con le nostre zucche, non avendo dovuto comprarne altre. L'anno prossimo mi auguro di riuscire a farne molte, molte di più. Vediamo un po' come andrà. Oggi è il 21 di dicembre e dovevo ricordarmi per l'anno prossimo, che anche questo inizio dicembre è stato parecchio piovoso. Dopo che ha fatto un po' di neve, sono alzate un po' di più le temperature, però ci sono ancora 4-5 giorni che piove. E comunque si avvicinano le vacanze di Natale, finalmente, quindi mi auguro che nei prossimi giorni che sono a casa e non devo lavorare, che esca un po' di sole, così finisco proprio le ultime cose, quindi metto finalmente l'orto in modalità invernale. Devo ancora controllare sotto la serra, non ho visto come sono messe le cose. Devo anche capire se mi conviene bagnare ogni tanto, oppure comunque visto che è così tanto umido non c'è problema, il terreno già si bagna da solo, appena riesco do un'occhiata. Cosa strana di quest'anno? Oggi è il 23 dicembre e ci sono le more. Sono anche abbastanza buone. Mi sono maturate comunque in quest'autunno, inverno. Davvero molto strano. E ce ne sono su un bel po', sto notando. Anche lì dietro. Quindi boh, magari adesso le raccolgo e poi ce le mangiamo nei prossimi giorni. Oggi è il 30 di dicembre. Altra cosa che mi fa molto ridere è che ci sono su ancora i lamponi sulla pianta, che ormai è morta. Infatti adesso volevo accorciarla un po' e mettere un po' di foglie sul terreno, così poi rimane pronta per la primavera, per l'anno prossimo. Visto che ormai dicembre è finito, più o meno penso di aver fatto tutto quello che riuscivo a fare in questo fine anno 2019. Quindi sono riuscito oggi a coprire anche dove ci sono gli asparagi con tutte le foglie, in modo che sono più protette. Ho dato una tagliata veloce ai lamponi e ho coperto con un po' di foglie.
Qua in primavera ci sarà, secondo me, da tagliare tutto questo rovo, magari sfoltire almeno, perché l'anno scorso tutta questa parte qua non faceva, o meglio, faceva more ma piccole perché non prendevano abbastanza sole, quindi lascerò tutta questa parte qua che in teoria riuscirà a prendere più sole e credo che crescano meglio, anche se comunque dovrò pulire dall'altro lato perché adesso è un po' a caso. Poi sono riuscito a mettere tutte le foglie anche su questo raised bed che penso l'anno prossimo lo terrò ancora per quanto sia distrutto, però già dovrò ricostruire completamente quello, farne un altro qua, quindi sarà già un bel po' di lavoro. E forse anche questa zona qui, mi sa che mi conviene a sto punto anche qua fare un altro raised bed direttamente invece di usare i copertoni. Anche qua ho messo su un po' di cassette semplicemente perché ci sono già le foglie per proteggere un po' il terreno. Qua c'è dentro un sedano. Ce ne sono in giro un po', l'avevo messo giù l'anno scorso. E proprio che altro questo per non far andare su gli uccelli, visto che ho già visto che ci sono in giro alcuni che scavano per prendere vermi e altre cose. Quindi sono un pochino più protette anche gli eventuali semi che ci sono giù. Qua dovrò rifare completamente tutto, appunto. Qua c'è tutta la parte invasa dalle talpe, però non ci possiamo fare niente al momento. Sarà più un problema perché tutti questi gallerie che hanno fatto poi l'anno prossimo in primavera saranno utilizzati dai topi per invadere di nuovo l'orto, però ci penseremo poi dopo. Qua dove c'è la zona topinambur la lascerei così e poi appunto sempre in primavera qua dovrò allargare tutto, però adesso lascio perdere. Ecco, un'altra cosa che adesso magari faccio prima di andare su è mettere anche un po' di foglie sopra la salvia per evitare che si congeli del tutto, perché già le scorse settimane ha sofferto un po'. E poi qua dove c'è la parte di serra, qui penso di lasciar così, o magari anche qua mettere su qualche foglia, non so. Tanto anche questo poi sarà da alzare, quindi ci devo pensare un attimo. Qui ho visto che un pochino sotto stanno crescendo i ravanelli. Boh, continua a lasciare qui così e vediamo cosa succede. I piselli non credo che ce la facciano, anche perché non ci sono in giro api che poi possono impollinarli. Però comunque sì, mi sembra che qua sotto è comunque bagnato, quindi comunque a parte che aveva piovuto tantissimo anche prima che mettessi sul celofan. Però per adesso qua non bagno, mi sembra che stiano un pochino meglio rispetto alle altre cose che stanno fuori, perché per quanto sia così fatto un po' a cazzo questa mini serra, però sicuramente un po' più caldo tiene rispetto a che non avere su niente. Qua si vede anche la condensa. Poi abbiamo coperto anche questo di raised bed con un po' di foglie e anche questo, quindi insomma più o meno è sistemato tutto. Se dovessi essere Se avessi avuto più tempo, diciamo, avrei sicuramente fatto un pochino più di ordine anche qua, tipo avrei livellato meglio il terreno, avrei messo via i mattoni, però direi che per adesso va bene. Quindi a meno che non ci siano dei lavori urgenti che mi viene in mente di fare, credo che a gennaio non farò praticamente niente e verso fine febbraio, inizio marzo, si ricomincerà con i lavori nell'orto con la costruzione dei nuovi raised bed. Ultima cosa che vorrei segnalare per dicembre è che sì, ci sono ancora tante erbe spontanee, ovviamente più piccole, sono tutte quelle con le foglie un pochino più piccoline, quindi ci vuole un po' più di tempo per raccoglierle. Però anche a dicembre praticamente non ho comprato nessun tipo di verdura, se non le cipolle, perché come al solito non riesco a coltivarle ancora. Però appunto tra erbe, topinambur e fagioli, piselli che ho fatto seccare dall'estate, anche per dicembre siamo a posto. E credo anche gennaio, a meno che non viene a nevicare tanto, quindi si fa fatica a raccogliere, dovrebbe esserci comunque abbastanza, sia vabbè, topinambur sicuramente, però anche erbe per fare delle zuppe fino almeno appunto a febbraio. L'anno scorso mi pare che appunto febbraio è stato il mese in cui facevo più fatica a trovare cose da mangiare in giardino.
e vediamo quest'anno come va, visto che comunque ho scoperto un bel po' di piante nuove che l'anno scorso non mangiavo, magari quest'anno in realtà trovo comunque delle erbe.